Buongiorno ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo. Allora, video di oggi per parlare un pochettino della situazione Sanchez, situazione che io già ieri mattina in parte vi avevo preannunciato dicendovi praticamente questa cosa qui. Girano un po' di voci su questo problema di Sanchez, che quelle che so io non le voglio divulgare anche perché non le vorrei cercare di confermarle prima, vorrei cercare di capirle meglio. Vedremo, speriamo che sia come dice Piniglia, che sia solamente una contrattura, un problema da niente. Allora, mi erano già arrivate 2 giorni fa delle notizie riguardanti Sanchez, delle notizie che non andavano a braccetto con le notizie che erano uscite riguardante il fatto che Sanchez non avrebbe giocato almeno la prima partita con la nazionale cilena. Come confermato anche dal Cile, anche Piniglia dal Cile faceva sapere, Sanchez ha una contrattura. Prima si diceva, ma non gioca una partita da tanto tempo, la preparazione, la condizione fisica, poi questa cosa è diventata una contrattura, poi questa cosa è diventata adesso una anemia, pare. Io da 2 giorni avevo notizie diverse rispetto alla condizione fisica e la contrattura. Quando mi è stata detta questa cosa, mi è stato detto di non divulgarla e infatti io nel video di ieri ho messo dei dubbi dicendovi ma io non la so proprio così riguardo a una contrattura. Poi è chiaro che quando si tratta di esami del sangue, quadro clinico di un certo tipo, bisogna sempre andare con i piedi di piombo, c'è anche una privacy molto più elevata dietro. Non è come dire il giocatore ha una contrattura, poi non è vero, se è vero o non è vero, male che vada, è millantato una contrattura. Qui c'è un quadro clinico di esami del sangue un po' particolare, mi erano stati preannunciati, mi era stato detto che c'erano degli scompensi a livello di esami del sangue. E allora io ieri, nel video di ieri, ho detto vorrei capirla un po' meglio questa cosa, vorrei accertarla un po' meglio, non me la sono sentita di bam! Buttare per primo la notizia riguardante esami del sangue non perfetti, diciamo così, e quindi adesso il quadro clinico sarebbe questo. Siamo passati da la condizione fisica non è ottimale a c'è una contrattura a c'è un problema di anemia. Cosa mi hanno detto? Cosa filtra riguardo a questo problema di anemia? Filtra che è un problema risolvibile tranquillamente, filtra che è un problema, che sia un problema, insomma, che nel giro di un po' di giorni si dovrebbe rientrare. Usiamo il dovrebbe, usiamo, perché sinceramente quando ti dicono prima è una cosa, poi è un'altra cosa, poi è un'altra cosa, si usa un po' il dovrebbe. Innanzitutto speriamo che Sanchez si riprenda presto, perché insomma la prima cosa è l'integrità fisica e la salute del giocatore sono la cosa più importante. Adesso ci sono da capire un pochettino di cose. Facciamo che è quello che ci viene detto, perché insomma noi dobbiamo sempre cercare di prendere per buono quello che ci viene detto. Apro parentesi, anche se già ieri mattina quello che ci veniva detto, ovvero la contrattura, sapevo che non era quello, la versione ufficiale, però facciamoci andare bene e prendiamo per buono la versione è una anemia. Cosa vuol dire? Vuol dire che Sanchez comunque sia ci metterà un pochettino a tornare in forma come prima. In questo caso benedetta la sosta, perché se la sosta al giocatore può servire per riprendere un pochettino di condizione fisica, riprendersi un pochettino, cercare di sistemare questa sua situazione momentanea di non efficienza al massimo, ben venga la sosta, però
bisogna un attimino anche calcolare alcune cose. È vero che il giocatore quest'estate non è che è stato fermo a grattarsi i pollici, però la preparazione che può fare un calciatore da solo non è mai importante ed efficace come può essere la preparazione fatta con una squadra di club. Quindi sicuramente già quando è arrivato Sanchez all'Inter, senza aver fatto tutta la preparazione con l'Inter, diciamo che Sanchez non era proprio tirato a lucido e a puntino. Adesso si è venuta ad aggiungere questa cosa qui, e a questo punto mi riesce difficilissimo pensare che lui possa giocare la seconda partita con la nazionale. Speriamo che possa essere a disposizione per il derby, vedremo se almeno da andare in panchina, non lo so. Però adesso si aggiunge anche questa situazione qui, per la quale il giocatore dovrà fare degli allenamenti. Leggevo adesso stamattina con il Cile personalizzati, verrà fatto un percorso di preparazione personalizzato per lui. Ciao birra, nel frattempo è passato il mio cane. E quindi anche qui non potrà, diciamo così, accelerare il percorso di allenamenti per entrare in forma fisica, dovrà fare una cosa diversa. Quindi la cosa che mi preoccupa è, sempre tenendo conto che il bene e la salute del giocatore vengono prima del fatto che ci serve il giocatore a noi e dobbiamo averlo in forma il prima possibile, però mi viene da pensare, quando avremo Sanchez in forma, tirato a lucido, perché insomma altrimenti ci ritroviamo già con le punte contate un'altra volta. Cioè, il problema delle punte contate è l'annoso problema che ha sempre l'Inter. Quest'anno ci ritroviamo ad avere un'abbondanza clamorosa a centrocampo. Se in questo momento ci troviamo ad avere Sanchez che ancora non è in forma e non è disponibile per andare in panchina alle prime partite con l'Inter, in questo momento non è disponibile per la sua nazionale, può diventare un problema. Quello delle punte contate, ragazzi, cioè in un modo o nell'altro è sempre una nostra criticità. E quindi staremo a vedere. C'è chi dice, ma non le ha fatte le analisi prima di venire all'Inter? Questo problema non è emerso prima. Questo problema ce l'aveva già prima di partire per il Cile. Allora, quello che so io è che lui è andato in Cile con l'Inter che sapeva già di questo problema. Voi direte, allora cosa è andato in Cile a fare? È andato in Cile perché anche i medici della nazionale cilena volevano vedere di persona e fare degli altri esami approfonditi, perché tanto quando c'è un problema di questo tipo basta che passano 2 o 3 giorni, le cose possono già cambiare, anche migliorare di molto, quindi cioè, non la facciamo più tragica di quella che è. Quindi il giocatore è andato in Cile per farsi visitare anche dai dottori della nazionale cilena. Quindi c'è chi dice, questa cosa non, come mai non è venuta fuori prima, come mai non si è scoperta, le visite mediche con l'Inter non le ha fatte mica 6 mesi fa, le ha fatte insomma una decina di giorni fa, le ha fatte neanche più o meno. Quindi vabbè, non sta a me entrare in questo campo, non sono un medico, non sono, quindi è inutile che faccia il medico. Però insomma, la cosa che è venuta fuori è quella che, insomma, girandoci un pochettino intorno, vi ho detto ieri, tra l'altro ieri quando nel titolo di YouTube di ieri ho scritto Mistero Sanchez e tutto il mondo pensava che fosse la contrattura che diceva Piniglia, Mastrangelo, terrorista, pederasta, elettricista, organista, tutto quello che finisce in ista, oggi è venuto fuori che non era proprio questa contrattura. Quindi mi sono preso un po' di insulti ieri, ma va bene lo stesso. Purtroppo la gente vorrebbe sempre che tu gli dicessi le cose che si vuole sentire dire. Quando dici alla gente una cosa che gli dà un po' fastidio o non gli piace, sei terrorista, sei pederasta, sei organista, sei elettricista, sei tutto quello che finisce in ista. Vabbè, non c'è problema. Non c'è problema. Speriamo che la situazione, ragazzi, di Sanchez si risolva presto e in poco tempo, perché noi ne abbiamo bisogno di Sanchez. Noi ne abbiamo grande, grande, grande bisogno di Sanchez. Al rientro dalla sosta comincia la Champions League e c'è una partita ogni 3 giorni. Quindi noi abbiamo assolutamente bisogno di tutti, soprattutto in attacco. Sapete che Inzaghi anche l'anno scorso,
quando aveva quelle poche volte che aveva a disposizione tutte e quattro gli attaccanti, faceva sempre il gioco delle coppie Inzaghi. Partivano due e poi durante la partita metteva su gli altri due della panchina. È una cosa che Inzaghi fa, è una cosa che a Inzaghi piace fare. Speriamo di avere presto tutti e quattro gli attaccanti a disposizione, perché al mister è una cosa che sappiamo piace fare. Ok? Ora, speriamo che il problema di Sanchez sia risolvibile. Quello che ho saputo io, ve lo ribadisco, non è un problema grave, è una cosa che nel giro di un po' di giorni si dovrebbe sistemare. Speriamo che sia così, speriamo, mi raccomando, stasera video post partita, il video post partita ragazzi di Macedonia Italia lo farò su Numero 10, quindi ragazzi vi lascio anche il link nel primo commento, scaricate l'applicazione gratuita di Numero 10, è completamente gratis. E al giorno d'oggi che si paga questo, si paga quello, si paga quell'altro, si paga quest'altro. Quando vi danno qualcosa gratis, perché buttarla via? Perché sputarci sopra? Quando c'è ancora qualcuno che si degna di darvi le cose gratis, perché sputarci sopra? Nel primo commento vi lascio il link, vi mettete lì con comodità estrema nel divano, vi scaricate la vostra app gratuita Numero 10, poi stasera andate nella sezione video e trovate il mio video sulla partita dell'Italia. Ok? Mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube, clic 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 clic, seguitemi su Instagram, clic 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 clic, like alla pagina Facebook, clic 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 clic, e poi come dico sempre, fate quel cazzo che vi pare. Ciao!